Ispirazione quotidiana. Ascolto questi consigli geniali. Ispirazione di oggi. Consigli geniali ancora dal grande Emmett Fox. Ascoltateli, non voglio dire altro. Sentite che grandezza, che bellezza, che praticità, che buon senso e che ispirazione. Siete pronti? Mettete bene le cuffie. Portate l'orecchio vicino all'altoparlante e fate in modo di incamerarli, di pensare poi oggi a questi consigli geniali che sono anche riflessioni geniali. E poi non venite a dirmi che Emmett Fox non è un genio. Ditemi, ancor meglio, se non è un genio quest'uomo. Consigli geniali del grande Emmett Fox. Uno scienziato è colui che si chiede come. Un filosofo è colui che si chiede perché. Un mistico è colui che vede la vita dall'interno. Un materialista è colui che vede la vita dall'esterno. Un poeta è un maestro del linguaggio. Un politico è colui che mette al primo posto il proprio partito o la propria carriera. Uno statista è colui che mette al primo posto il paese. Ecco perché non ce ne sono più, aggiungo io, mi permetto. Un patriota è colui che mette l'interesse del paese al di sopra del proprio. Ecco perché non ce ne sono più. Un artista è colui che fa della bellezza una religione. Un eroe è colui che fa il tipo di cosa che gli altri si accontentano di ammirare. Un gentiluomo è colui che non si approfitta mai. E di questi dovrebbero essercene miliardi. Questo, secondo me, è uno dei consigli più pratici se vogliamo essere persone per bene, brave persone, come diceva Abraham Lincoln. Chiunque tu sia, diceva, sii una brava persona. Un vigliacco è colui che vede l'alto e sceglie l'inferiore. Uno stupido è colui che pensa che la grande legge possa essere elusa, cioè imbrogliata. Il ladro è colui che cerca di ottenere qualcosa in qualsiasi piano che non si è guadagnato. Il giocatore d'azzardo è colui che pensa di poter ottenere qualcosa che non gli appartiene per diritto di coscienza. Un adulto è una persona che ha imparato a controllare le proprie emozioni. Una persona giovane è una persona che non si annoia mai. Un anziano è una persona che ha perso la capacità di stupirsi. Un santo è colui che ama Dio più di ogni altra cosa. Un fariseo è colui che usa Dio per glorificare se stesso. Un vero ottimista è colui che sa che c'è solo una causa. Un pessimista è colui che crede in molte cause. Un ciarlatano è un medico di qualsiasi scuola che tratta i sintomi invece delle cause. Un pazzo è colui che non vede le cose come le vediamo noi. Il senso dell'umorismo è solo un acuto senso delle proporzioni. La critica è solo una forma indiretta di autoincoraggiamento. Il pentimento è la porta del paradiso. La religione è la ricerca individuale di Dio. Se contasse la forza bruta, i leoni ci metterebbero in gabbia. Se contasse la mera taglia, i dinosauri sarebbero ancora i padroni del mondo. Alta pressione significa alta pressione emotiva, troppa ansia. Bassa pressione significa bassa pressione emotiva, perdita di interesse. Le articolazioni scricchiolanti derivano da una mente scricchiolante. La punizione del bugiardo è che non può credere a nessun altro. La maledizione dell'ignoranza è che la vittima non sospetta mai di essere ignorante. La malizia della povertà è non avere nulla da dare. Il pericolo della ricchezza è una reale tendenza all'egoismo. La maledizione del sensualista è che i sensi hanno ucciso il suo cuore. L'uomo perfetto sarà qui quando la donna perfetta sarà qui a reclamarlo. L'uomo che si lamenta eccessivamente dei suoi antenati è come una pianta di patate.
La sua parte migliore è sottoterra. Ciò che diamo all'opera di Dio torna indietro moltiplicato e con una benedizione. Ciò che tratteniamo dall'opera di Dio difficilmente ci porterà del bene.